112. Rimetti a noi i nostri debiti. Abbiamo debiti con te, o Signore. Abbiamo debiti con il nostro prossimo. I debiti con noi stessi non contano, perché quelli ce li perdoniamo facilmente. Perdonaci, Signore, le colpe e gli sbagli, ma dacci prima di tutto il coraggio di chiederti perdono sinceramente, non così per dire. Facci capire, facci essere convinti che possiamo sbagliare e che molto, ma molto spesso sbagliamo. Non ci far credere che l'errore sia sempre lontano da noi, che alberghi solo negli altri. Ammettiamo che possiamo sbagliare, lo diciamo. Anche nella preghiera spesso lo chiediamo, ci chiamiamo peccatori. Ma quanto è lontana da noi la convinzione che lo siamo veramente. Facci capire che pecchiamo proprio in quelle cose nelle quali ne siamo meno convinti. Contraiamo ogni giorno debiti nuovi con te, nei pensieri, nei giudizi, nei sentimenti profondi del nostro animo. Debiti con te perché quello che di noi dovrebbe essere tutto per te, lo riserviamo per noi, lo gestiamo come nostro, mentre è tuo e deve essere per te. Così il nostro cuore è lontano da te, si allontana da te, va vagando sempre più lontano da te e non trova che vuoto dentro e fuori di sé. Perché tutto è nulla fuori di te, senza di te. Anche i debiti con il nostro prossimo sono debiti che contraiamo con te e che aumentano sempre di più. Debiti doppi, possiamo dire, che devono essere perdonati, contonati da due parti. Signore, facci scoprire come diminuire i nostri debiti, ma soprattutto facci capire che sei tu che perdoni i nostri debiti, che ci offri continuamente le occasioni di toglierli. Facci capire che dove noi sciupiamo queste occasioni, ci sei ancora tu, pronto a perdonare, se siamo sinceri, se riconosciamo di avere veramente bisogno del tuo perdono. Gesù, ti offriamo Maria che non ha debiti con te, con nessuno, perché la sua santità riflette in pieno la tua e si comunica a noi nel perdono dei nostri debiti.